Confartigianato Imprese Sassari, in via Alghero 30, telefono 079 280698. Confidi Finart, dal 1987 diamo credito alle tue idee. Telefono 079 271280. TG12, ben trovati, edizione di martedì 24 dicembre, subito i titoli della giornata. Natale più sereno per i lavoratori del Policlinico, verranno riassunti tutti e 110 e la clinica ripartirà il 15 gennaio con l'accreditamento della regione riottenuto dopo 3 mesi di lavori. Secondo un'indagine di Coldiretti, l'agnello sardo IGP sarà sulle tavole del 60% delle famiglie a Natale e l'80% dei sardi sceglierà prodotti locali di qualità. Prendersi cura del tessuto umano perché il bene apre nuove strade di riconversione, di sviluppo personale e sociale è il messaggio di auguri di Monsignor Gianfranco Saba in occasione del Natale. Queste dunque le principali notizie per questa edizione. Lo avete sentito, partiamo dal Policlinico che è pronto a ripartire dal 15 gennaio 2020. Un risultato insperato a solo un anno dall'inizio dell'avvertenza che ha visto 110 lavoratori col fiato sospeso e che ora verranno riassunti ai primi del mese per riprendere l'attività nella clinica di Viale Italia a metà gennaio. Un risultato frutto di un lavoro sinergico tra sindacati, curatore fallimentare e la politica. Sentiamo. Il Policlinico riparte con tutti i suoi dipendenti, una soluzione che solo un anno fa sembrava impossibile. Ieri nell'assemblea nella sede della CGIL i sindacati hanno convocato i lavoratori per illustrare i risultati di questa faticosa vertenza. La struttura è nuovamente a norma e ha riottenuto l'accreditamento dalla regione. Il 15 gennaio riprende l'attività. Paolo Dettori e Massimiliano Muretti della CGIL Funzione Pubblica insieme a Antonio Monni della CISL e Augusto Ogana della UIL hanno guidato l'incontro con i lavoratori. Al tavolo il curatore fallimentare Alberto Ceresa, Fiammetta Sanna di Confindustria e il consigliere regionale Antonello Peru. Il Policlinico riapre perché venerdì ci ha comunicato la politica regionale, il consigliere Antonello Peru e gli assessori di riferimento Niedu e Zedda, è stata concessa l'autorizzazione e quindi gli accreditamenti alla struttura. Ora però è chiaro che nel Cantare Vittoria non possiamo dimenticare che rimane da fare tutta la procedura specificamente sindacale che riguarda la riassunzione del personale. I 110 dipendenti verranno riassunti ai primi del mese e il Policlinico avrà 88 posti letto più i 15 di carte di riabilitazione grazie allo stanziamento di altri 2 milioni di euro. È un risultato importante delle organizzazioni sindacali in perfetta sinergia anche con i rappresentanti della politica regionale, gli assessori della sanità Niedu e l'assessore anche al lavoro Ezzed, insomma un risultato che merita il territorio. Un lavoro di squadra è stato sottolineato durante l'incontro che ha portato non solo alla salvaguardia dei posti di lavoro ma anche a un rilancio della clinica di Viale Italia. Dopo un anno un risultato eccezionale, la politica insieme ai sindacati, insieme a tutti gli attori si è riusciti a dare garanzia a risolvere il problema della sanità privata, del Policlinico Sassarese. Un Natale decisamente più sereno dunque per i lavoratori del Policlinico e di Natale continuiamo a parlare perché da un'indagine di Coldiretti e del Consorzio di Tutela dell'Agnello IGP l'80% dei sardi sceglierà prodotti locali di qualità, molti dei quali acquistati nei mercatini di campagna Amica. L'agnello sardo, specialmente quello IGP, sarà presente nelle tavole nel 60% delle famiglie a Natale. Sentiamo tutti i dettagli del servizio di Marco Sanna. 8 sardi su 10 consumeranno il pranzo di Natale in famiglia e lo faranno con particolare attenzione all'origine locale dei prodotti portati a tavola. È quanto emerge da un'indagine di Coldiretti Sardegna su un campione di 300 persone raggiunte telefonicamente. Il 79,1% pranzerà in famiglia e condividerà la giornata della natalità con i parenti più stretti. 4 su 10, 43%, dicono che il 60% del menù sarà dei prodotti sardi. Il 33% verrà acquistato nei
nei mercati di campagna Mi e 6 intervistati su 10, oltre il 60%, secondo un'indagine del Consorzio di tutela dell'agnello IGP di Sardegna, rispetterà la tradizione con la presenza dell'agnello, prodotto da sempre principe del pranzo di Natale. Oggi nel consumatore c'è sempre maggiore sensibilità e consapevolezza quando va a fare la spesa, commenta Battista Qualbu, presidente regionale di Coldiretti. Cresce la richiesta dei prodotti locali di stagione e il nostro termometro, rileva Qualbu, è rappresentato dai mercati di campagna Mica, dove emerge che le persone puntano alla qualità e alla certificazione di origine locale. Proprio in vista delle feste, alcuni mercati di campagna Mica faranno delle aperture straordinarie martedì 24 e 31 gennaio nel Sassarese a San Gavino di Porto Torres. Sta crescendo la cultura del cibo, afferma il direttore di Coldiretti Sardegna, Luca Saba. Si presta più attenzione alla lettura delle etichette e all'origine dei prodotti che si acquistano, ma come succede nel mercato di campagna Mica, ci si informa anche sulla stagionalità e i metodi di produzione. Gli auguri di Monsignor Gianfranco Saba in occasione del Natale inducono i fedeli a prendersi cura del tessuto umano, perché il bene apre nuove strade di riconversione e di sviluppo personale e sociale. Sentiamo. Il Natale ci accompagna a un percorso di conversione, questo l'augurio espresso da Sua Eccellenza l'Arcivescovo di Sassari, Monsignor Gianfranco Saba, ieri nella affollata sala conferenze della sede dell'Arcivescovado, in cui erano presenti tutte le associazioni di volontari, le autorità militari e politiche. In prima fila il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais e l'Onorevole Arturo Parisi, ex Ministro della Difesa. Il bene interpella e rigenera. Il bene è capace di bussare alla porta del cuore più indurito, di aprire nuove strade di rinnovamento per lo sviluppo personale e sociale. Così ha proseguito l'alto prelato, promuovendo ancora una volta la dinamica del dono per vincere le resistenze e la fragilità di un contesto sociale ed ecclesiale indebolito dai pericoli di efficientismo, quietismo e indifferenza. Non è sufficiente fare per fare, ma è opportuno rimotivare e prendersi cura del tessuto umano. Dunque l'invito della Diocesi di Sassari è quello di ridare vita alla missione, all'educazione e all'accompagnamento di una chiesa diocesana capace di accogliere, dialogare, incontrare e sostenere ogni persona, superando consuetudini, limiti e pregiudizi. La notte di Natale Sua Eccellenza presiderà la celebrazione eucaristica nella Cattedrale di San Nicola dalle ore 23:30 e domenica 29 dicembre alle 11 Sua Eccellenza sarà nella Chiesa della Sacra Famiglia in occasione del 100° genetliaco di Monsignor Diego Serra, parroco fondatore della parrocchia del quartiere di Luna e Sole. Cambiamo pagina. La partecipazione della nautica da diporto sarda nella più importante fiera di settore a Parigi si inserisce in un progetto di internazionalizzazione e di sviluppo turistico che ha individuato alcune macro aree nella gestione dei servizi marini. Sandra Sanna. Grande successo per la partecipazione dell'azienda del settore sarda della nautica da diporto al Salone Oversea di Parigi, un'iniziativa che ha coinvolto il settore della macroarea che va da Stintino fino alle marine di Alghero e prosegue verso Bosa, che sta portando avanti un progetto di internazionalizzazione. Capofila dell'iniziativa, la Camera di Commercio di Sassari, insieme ad Assonautica Nord Sardegna, promo Camera con QCS Consulting, che ha coinvolto operativamente le migliori imprese di questo comparto. Il Salone Nautico di Parigi Oversea, visitato da oltre 200.000 persone, ha registrato la presenza di 800 espositori, un'offerta turistica integrata attraverso il primo modello di rete di impresa verticale, completamente privata, che può essere considerato il prototipo tipo di nuovo sistema turistico nautico che unisce il mare alla terra, attraverso il quale i porti promuovono le bellezze e le ricchezze naturalistiche, culturali ed enogastronomiche sotto un'unica offerta integrata. Attraverso il progetto si vogliono creare e valorizzare nuovi servizi turistici complementari a quelli della tradizione portuale. A Parigi sono state avviate importanti interlocuzioni per stringere accordi di partnership con raggruppamenti e associazioni di porti turistici della costa spagnola, francese e magrebina. In quest'ottica di collaborazione e di promozione il gruppo di Oversea sarà impegnato nei prossimi appuntamenti fieristici di Palma di Mallorca e a Düsseldorf, dove continuerà la promozione del sistema locale. Si chiude dunque questa prima parte del nostro telegiornale. Ora ci fermiamo un istante per una breve pausa pubblicitaria e torniamo tra pochissimo con la seconda parte del nostro telegiornale. Restate con noi. Nuova Capolino. Ama la tua casa. Vieni a visitarci su www.nuovacapolino.it.
Seconda parte del nostro telegiornale, ci spostiamo a Tiesi, sabato e domenica sold out con Rochitas in festa, visitatori da tutta l'isola per l'evento enogastronomico che permette ogni anno di assaporare i piatti tradizionali e di conoscere il patrimonio storico e archeologico del paese. Emanuele Floris. Tutto esaurito per la 2 giorni di Rochitas in festa a Tiesi, il tradizionale evento gastronomico che ogni anno richiama turisti e visitatori da tutta l'isola e non, ha registrato un altro successo anche nell'ultima edizione di sabato e domenica scorsi. Neppure il maltempo ha frenato l'affluenza di chi si è intrattenuto nel centro del Meilogu per degustare i piatti tipici nelle 30 postazioni disposte lungo la strada e per studiare da vicino i tesori storici e archeologici del paese. Oltre alle gustose pietanze e al loro liquido di vini e birre artigianali, il calendario del weekend ha proposto le performance itineranti dei tenores di Tiesi, accompagnati dalla banda musicale tirese. Ricca la programmazione delle iniziative culturali. Lo scultore Andrea Loddo, davanti a un folto pubblico, ha realizzato live un bronzetto nuragico, spazio di intrattenimento per i più piccoli con alcuni laboratori mirati e la pagina dedicata all'arte con le mostre dell'artista locale Aligi Sassu di Pina Monne e l'esposizione fotografica di Toto Porcu. In rilievo il tema natalizio, così come le raffinate variazioni in ambito gastronomico con il giornalista Giovanni Fancello e il suo Durkes, periplo intorno alla storia dei dolci sardi. Rochitas, rione che prende il nome dallo strato di pietra calcarea su cui furono scavate le cantine nella roccia, non poteva che ospitare infine un convegno sull'archeoastronomia, grazie al libro Il contadino che indicava la luna di Paolo Littarro. Come al solito Rochitas riscuote molto successo. Siamo partiti un po' con i timori del tempo, poi invece la festa ha prevalso e siamo contenti, e questa è una formula da riproporre anche i prossimi anni. La Casa Santi Angeli a Sassari continua dopo un secolo nella sua opera di ascolto, di aiuto a favore dei più piccoli. Sabato scorso sono stati proprio i bambini i protagonisti della tradizionale festa degli auguri. Vediamo. Un secolo di accoglienza a favore dei più piccoli. La Casa di Santi Angeli, fondata a Sassari nel 1919 da Don Nicolò Sussarello, continua nella sua opera di educazione di un gran numero di bambini accompagnati fino all'età adulta. La struttura, chiusa per 10 anni per permettere la ricostruzione dei vecchi edifici, dispone ora di un complesso moderno e funzionale che comprende un auditorium, sale di studio e relax, un vasto parco, una cappella e numerose camere per l'accoglienza. Intanto si avvia anche un centro diurno per minori, dedito all'ascolto e ai bisogni dei bambini. Le missionarie di Gesù Crocifisso, dirette da Suor Maria Cristina Azzeri, avranno ancora la responsabilità di gestire l'opera, mentre a breve si terrà l'Open Day e l'inaugurazione ufficiale. Dopo l'elezione da parte dell'Assemblea dei Soci del nuovo Consiglio di Amministrazione, sabato scorso si è svolta la tradizionale festa degli auguri. Protagonisti i bambini di 3 classi della scuola primaria di San Giuseppe, del gruppo del Catechismo del primo anno, dell'Azione Cattolica Ragazzi e delle Voci Bianche della Corale Canepa. Un'esibizione canora di qualità davanti a, tra gli altri, il sindaco Nanni Campus, l'assessore alle politiche sociali Antonello Sassu, l'arcivescovo di Sassari Monsignor Gianfranco Saba. Sono poi seguiti lo scambio degli auguri conditi da autentici momenti di commozione. La quinta di Mario Olivieri ed Eleonora Adenurra rinnova la tradizione del Santo Stefano a teatro con la messa in scena della commedia in 2 atti Licurombi di Mario Olivieri ed Ennio Faedda. Il gruppo festeggia quest'anno il ventennale della sua fondazione con un cofanetto edito da Carlo Delfino che raccoglie 8 commedie del decano degli attori sassaresi. Una di queste, La gatta morta, sarà trasmessa il giorno di Natale sul nostro canale alle 16.30. Ed ora il gospel, gran coinvolgimento della gente che ha ammirato l'esibizione del coro di Anthony Moore con celebri brani natalizi del genere gospel eseguiti a 6 voci con rispetto del clima religioso richiesto dalla location, la chiesa parrocchiale del paese. Per la prima volta in Sardegna l'Inspiration Corinne Morgan, proveniente da Harlem, New York, si è esibito in molte città europee ed italiane. Vediamo. Protagonista della 10ª edizione del concerto natalizio di Stintino, che quest'anno si è svolto nella serata di sabato nella chiesa parrocchiale dell'Immacolata Concezione, è stato uno tra i più prestigiosi cori gospel in attività, The Anthony Morgan Inspirational Choir of Harlem, 5 splendide voci accompagnate dalle tastiere che si sono mossi con discrezione rispetto all'interno della chiesa e che hanno comunque incantato tanti presenti.
Il coro ha proposto canzoni simbolo come Oh Happy Day, Every Price, Jesus on the Main Line and God Has Smiles on Mine e altre ancora come Time I Think About My Miracle, che ha portato i cantanti in mezzo al pubblico tra gli applausi. Per i componenti era la prima esibizione in Sardegna dopo numerosi spettacoli in Europa e in importanti teatri italiani. A fine serata, l'assessore della cultura Francesca De Montis ha voluto ringraziare il parroco Don Daniele Contieri per la disponibilità della parrocchia. Il concerto è stato organizzato in collaborazione con la Miro Eventi. E con le suggestioni della musica gospel si chiude questa edizione del nostro telegiornale. Non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, io mi fermo qui. Vi ricordo che potete seguirci sul nostro sito canale12.it e sulle nostre pagine social Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Da parte mia e di tutta la redazione del TG12, di tutta la squadra di Canale 12, il più sentito augurio di una buona vigilia e un sereno Natale a tutti voi. Vi ringrazio per averci seguito, ci ritroviamo il 27 con la regolare informazione. Buona giornata, arrivederci. Thank you.